Ciao bambini! Chi l'ha detto che la festa degli innamorati si deve celebrare il 14 di febbraio? Solo ed esclusivamente il 14 febbraio? No! La festa degli innamorati è tutto l'anno e tutto l'anno si danno baci. Esistono tante tipologie di baci. Voglio proprio leggervi una storia. Prima però di iniziare il nostro viaggio occorrono due cose. Magiche orecchie per ascoltare con attenzione e le ali della fantasia per volare e divertirci insieme. Bene, adesso che abbiamo tutto, possiamo aprire la nostra magica valigia. Chissà che libro si nasconde qui dentro. La baceria di Felice, di Cristiana Soriano, edito da Sassi Editore. Felice vendeva baci in barattolo. Facevano parte della sua collezione da quando era bambino. La sua famiglia era sempre stata molto affettuosa, ma non era così per tutti, quindi aveva deciso di mettere i baci a disposizione di chiunque ne avesse avuto bisogno nella sua baceria. La baceria di Felice, via Corleggero, numero 5. I più richiesti erano i baci della buonanotte. Le ninne nanne spesso facevano addormentare prima le mamme dei bambini e per questo molti baci andavano perduti. Ecco svelato il mistero. Felice aveva ricevuto baci della buonanotte dalla mamma fino all'età di 10 anni. Molti papà gli chiedevano il bacio centigrado, perché si sa, soltanto le mamme sanno misurare la febbre con il solo tocco delle labbra sulla fronte. Ogni venerdì Felice faceva i saldi. Il baciamano, il bacio al vento e bacini e bacioni erano a metà prezzo. Ma il bua bacio no. Era troppo prezioso per essere messo in saldo. Alleviava qualsiasi malessere, botta, livido o taglietto. Il meno venduto era il bacio al rossetto rosso di zia Gwendalina. Non era male, nemmeno troppo appiccicoso, ma lasciava sulla guancia una traccia rossa quasi indelebile, che si cancellava solo con la magica saliva della zia, ovviamente venduta in una boccetta a parte. Pucciare il pollice e strofinarlo forte sulla guancia. Nella sua collezione non poteva poi mancare il bacio del buongiorno, che non era soffice come quello della buonanotte, era un bacio sveglia. Pensate, di notte il negozio di Felice era chiuso, così aveva deciso di mettere accanto all'ingresso un distributore automatico di bei baci, aperto 24 ore su 24. Una mattina presto, nella baceria di Felice era entrato un bambino. Buongiorno, vorrei un primo bacio. A dir la verità, nemmeno Felice lo aveva mai ricevuto. Era l'unico pezzo che mancava alla sua collezione. Il primo bacio arriva quando meno te l'aspetti, gli aveva detto Baldo, il suo più caro amico. E qualche giorno dopo entrò Gioia, la sorella di Baldo, che anche lei voleva il primo bacio. E purtroppo non mi ricordo dove l'ho messo, rispose Felice. E poi accadde qualcosa di magico. Scopritelo voi. E vi dico solo che da quel giorno il primo bacio finì in vetrina, ma essendo un pezzo unico e raro, non era in vendita. Cari amici, il nostro viaggio finisce qui e ricordate sempre che la magia delle parole rimane il regalo più bello a qualsiasi età. Ciao!